Buongiorno, ben arrivati a tutti. Possiamo prendere posto? Magari passiamo parola così tutti quanti possiamo prendere posto e ci prepariamo a vivere bene questa celebrazione. Sarà per sempre, sei scritto nel mio cuore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore e dono del Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi in cielo è festa, abbiamo cantato. È festa per voi, carissimi Fabio e Caterina, è festa per ciascuno di noi che siamo stati invitati a partecipare a questo grande miracolo dell'amore. Ma possiamo dire che oggi il mondo è in festa perché siamo in mondo visione e quindi ci stanno seguendo tantissimi amici, parenti che fisicamente non possono essere qui per la situazione che stiamo vivendo. Però è bello sapere che davvero siamo in comunione. In paradiso gli angeli, i santi fanno festa e anche noi qui facciamo festa con loro. La Chiesa esulta per questo giorno di festa. Benediciamo il Signore per i Suoi miracoli che stiamo già assaggiando e chiediamo la grazia allo Spirito Santo di vivere bene questa Eucaristia, di preparare e predisporre il nostro cuore alla Sua grazia. Gli sposi hanno preparato un bellissimo libretto che ci aiuta a partecipare, a pregare bene. Fabio e Caterina, la Chiesa partecipa alla vostra gioia. E insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio nostro Padre decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere. Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora memoria del battesimo, dal quale, come da seme fecondo, nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Ad ogni invocazione rispondiamo insieme: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa tua diletta sposa. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Fabio e Caterina la veste nuziale della Chiesa.
Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Fabio e Caterina un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. E con gioia insieme cantiamo l'inno di lode. Dio onnipotente, concedi a Fabio e Caterina, che oggi consacrano il loro amore, di crescere insieme nella fede che professano davanti a te e di arricchire con i loro figli la tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che tu sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia supplica e sii attento alla voce delle mie preghiere. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La la la.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo,
e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Dalla quantità e dalla cura dei canti di questa celebrazione si capisce che Fabio e Caterina sono appassionati di musica e diciamo che tanti amici hanno contribuito anche a preparare questa celebrazione con il canto. I canti che sentiamo sono stati preparati ed è bello sentire che c'è stata una preparazione da tempo nei nostri cuori per vivere bene questa celebrazione. Però possiamo rivelare oggi che c'è una canzone particolare di Eros Ramazzotti che, possiamo rivelarlo dai, che è la prima canzone di questa coppia, Sei un pensiero speciale, la canzone, diciamo che loro la riconoscono come la loro prima canzone che ricorda un po' il loro cammino. E mi piaceva una frase di questa canzone che dice così: due cammini diversi che visti dall'alto poi erano i nostri. Non so bene che cosa Eros volesse dire attraverso queste parole, però a me piace usare queste parole per rileggere un cammino che è partito da Assisi, dove ci siamo conosciuti, nella casa delle suore francescane missionarie di Gesù Bambino, proprio a cavallo tra il 2017 e il 2018. Abbiamo vissuto insieme un capodanno ad Assisi e lì possiamo dire che Fabio e Caterina si sono visti, o meglio, si sono visti bene, si sono guardati bene. C'è ancora un dibattito un po' su quella situazione tra loro due, ma ovviamente ogni coppia ha qualcosa su cui discutere per l'eternità, per cui probabilmente questo sarà uno dei motivi che li terrà impegnati in tante serate sul divano. Ma in ogni caso, se siamo qui oggi è perché davvero c'è stato un incontro speciale, un incontro e uno di sguardi e di due cammini che poi, visti dall'alto, ci portano proprio qui oggi davanti all'altare, davanti a Dio. Strade strane, situazioni impensabili, addirittura una pandemia mondiale, case da sistemare, lavori persi e poi ritrovati. Insomma, le strade possono essere davvero difficili, impensabili, strane, ma se le guardiamo dall'alto possiamo davvero oggi benedire il Signore per quello che sta facendo e per il miracolo che siete. Oggi noi davvero vogliamo partecipare a questo miracolo d'amore. Ma mi domandavo, qual è il miracolo? Allora, sicuramente è questo sì che con gioia Fabio e Caterina si scambiano per sempre, ma soprattutto è un sì che Dio dice a voi. Il miracolo è proprio questo. Oggi Dio vi sceglie come custodi del suo amore. Con il sacramento del matrimonio voi diventate piccola chiesa domestica. E segno visibile di un amore divino, segno visibile di un amore invisibile. Quante volte anche noi ci domandiamo dove sei Dio? E sarebbe bello poter ritrovare uno sguardo di fede a partire dalle coppie cristiane. Non perché sono più bravi, ma perché in quell'amore consacrato noi vediamo l'immagine di Dio Trinità, che è relazione, che è bellezza. Abbiamo sentito delle letture che gli sposi non hanno scelto, ma che hanno accolto, perché sono le letture di questa domenica,
È come dire che il Signore ci parla sempre, in maniera impensabile, ci parla, comunica sempre una bella notizia. E c'è una bella notizia che viene detta anche a noi oggi, per ciascuno di noi. È un po' come quando pubblichiamo le storie su Instagram. Ecco, oggi Dio pubblica una storia meravigliosa. È la storia di questi due giovani che decidono di restare uniti per sempre, tra di loro e con Dio, e Dio con voi. Quando noi pensiamo che Dio sia in silenzio o non si faccia capire, Lui trova sempre il modo più bello, più semplice, più impensabile per raggiungerci e per toccare il nostro cuore. L'abbiamo già vissuto un pochettino ieri sera, chi c'era alla veglia che abbiamo vissuto qui in chiesa. È stato bellissimo toccare con mano questa misericordia che sicuramente ha trasformato qualche cuore. È successo qualcosa, ce lo dicevamo dopo la veglia. Qualcosa è successo, qualche miracolo succede sempre. E allora mi piaceva condividere con voi una frase della prima lettura di questa domenica. E dice così: mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere. Si parla di Dio, eh? La rileggo. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere. Dio vi ricorda che sicuramente la vostra vita sarà bella, ma vi ricorda anche e ci ricorda che la nostra vita è fatta anche di difficoltà, di fatiche. Noi oggi non possiamo augurarvi che andrà tutto bene, vi prenderemo in giro. Non andrà tutto bene, state sereni. Ci saranno tante fatiche anche, ma ci sarà tanti momenti belli. Oggi però Dio vi sta dicendo qualcosa di ancora più grande, ancora più forte. Le difficoltà arriveranno, però quelle crisi che affronterete sarà sempre un tempo benedetto. Perché proprio quando non ci credi più, allora Dio inizia a lavorare. Quando inizi a dire, oddio, non sento più niente per lei, non sento più niente per lui, forse stiamo sbagliando tutto, oddio, cosa abbiamo fatto? Ecco, proprio in quel momento lì, finalmente Dio può lavorare. Perché? Perché non vi fidate più delle vostre forze. Avete scaricato la vostra batteria umana e inizia a lavorare Dio. Perché il vostro matrimonio è fondato su qualcosa di divino, non su qualcosa di umano. Noi celebriamo questo. Quindi ogni crisi è un tempo benedetto. È il momento in cui Dio inizia a compiere la sua opera di salvezza. Perché noi Dio a volte lo usiamo un po' come ci pare. A volte lo usiamo un po' come passatempo, come quando la Kate inizia a cantare, a suonare la chitarra, inizia a recitare in casa, si prepara i copioni e Fabio è l'unico spettatore, ma è contenta comunque di recitare. Oppure quando Fabio si metterà sul divano a guardarsi MotoGP o la Formula 1, tutto contento. A volte noi trattiamo Dio così, un po' come un passatempo. E invece è proprio quando noi non sappiamo più che cosa fare, quando saremo dentro la crisi, non sapremo più che cosa fare, che Dio inizierà ad operare, inizierà a compiere il suo miracolo. E il Vangelo che abbiamo ascoltato lo esprime bene attraverso queste parabole. Grano e zizzania, bene e male, sono presenti nel nostro cammino, saranno presenti anche in futuro. Ma nel momento della crisi è facile pensare di aver sbagliato tutto. Forse ci siamo illusi. Arriveranno i dubbi, le domande, le fatiche. Nel tempo della crisi si rischia di buttare via tutto, come anche i discepoli nel Vangelo. Buttiamo via grano e zizzania? No, questo è il rischio. Allora il Signore ci dice di avere pazienza, di aspettare il tempo della mietitura. Noi crediamo nella fecondità della spiga, di questo grano che è vero, crescerà con la zizzania, ma noi crediamo in quel grano lì che porterà molto frutto. Crediamo nel frutto che arriverà, nella vita che fiorirà in voi. E la presenza di Dio è proprio come questo lievito nella pasta, che vi farà crescere. Non solo, e ne avete tanti di talenti, ma non solo la vostra bravura e le capacità reggeranno in piedi questo matrimonio, ma sarà Dio
nel nascondimento, come il lievito nella pasta che vi farà crescere. Gesù allora oggi vuole annunciare a voi, ma anche a ciascuno di noi, la bellezza della nostra fede. Voi siete quel campo seminato da Dio, che è quel contadino generoso che semina, non guarda dove va il seme. Lui continua a seminare. Perché? Perché si dona continuamente con amore, non guarda i meriti, ma semina continuamente la sua grazia e crede in quel seme gettato. Il vostro matrimonio sarà fecondo e pieno di luce allora, nella misura in cui accoglierete la sua opera. Questo contadino crede nel seme che c'è in voi, che c'è nel vostro cuore. Allora non lasciatevi ingannare dal perfezionismo. Non pensate di dover ostentare qualche medaglia o qualche risultato raggiunto, perché guardate che matrimonio che hanno messo in piedi questi due. Tutto organizzato, perfetto, bravissimi. Però tante volte ci perdiamo in una scatola. Noi guardiamo bene il contenuto della nostra fede. Celebriamo con gioia questo giorno, ma vogliamo partire proprio da ciò che è più importante, dal perché siamo qui. Dal perché Fabio e Caterina hanno scelto di sposarsi fuori di testa e sposarsi in chiesa, ancora peggio. Ci sarà un motivo. Allora domandiamoci questo, perché? Forse perché Dio è vivo? Forse perché Dio è incontrabile, è conoscibile? Quando Caterina penserai di saper tutto e non darai più ragione a Fabio, o quando Fabio ti chiuderai nel tuo mondo solitario, e sarà quello il momento, il campo dove Dio farà dei miracoli, dove davvero la vostra famiglia vivrà un momento di grande fecondità, perché Dio non vi sceglie per le vostre capacità, Dio vi sceglie nelle vostre fragilità. Dio vi sceglie perché attraverso i vostri difetti Lui possa fare grandi miracoli. E Dio ragiona proprio così, è un po' storto. Noi guardiamo le cose belle, sistemiamo subito la vetrina, il biglietto da visita, ti faccio vedere tutte le cose belle che ho. Dio invece è il contrario. Guardatelo in croce. Si fa vedere come un uomo fallito. Allora partiamo lì, dalle nostre fragilità. Abbiamo vissuto anche ieri sera, abbiamo contemplato e adorato la croce di San Damiano. Partiamo da lì. Sarete sposi affascinanti perché uscirà da voi la luce dello Spirito Santo che oggi consacra il vostro amore. Sarà sempre questo Spirito a prendere i vostri gemiti inesprimibili, i vostri sogni, i vostri desideri e trasformarli in opere feconde di bene. E allora concludo con un'altra frase di Eros. Sono ascoltato, ho contemplato, meditato questa canzone e nel ritornello dice: apro le ali alla nuova esistenza che voglio passare con te. E questa è sicuramente una dichiarazione d'amore per l'amata, ma oggi vogliamo pensarla proprio come la dichiarazione d'amore di Dio per ciascuno di noi. C'è una nuova esistenza che possiamo vivere, c'è qualcosa di bello e di grande che noi ancora non conosciamo, ma che è già nel cuore di Dio. È nel cuore di Dio per questi giovani sposi, ma nel cuore di Dio per ciascuno di noi. Dio è innamorato della nostra umanità, fragile, povera, triste, ferita. Il vostro amore è oggi piccolo, povero, fragile, come un semino, ma è già ora strumento nelle mani di Dio. Già ora il Signore si serve del vostro cuore infiammato d'amore per far conoscere il volto di Gesù. Oggi noi vediamo molti miracoli e per questo lodiamo il Signore, davvero offrendo il vostro sì, il vostro per sempre e anche regalandovi la nostra presenza, la nostra preghiera e la garanzia che oggi noi partecipiamo a questo miracolo che è solo l'inizio di un cammino nuovo, di un'esistenza nuova insieme con Lui. Buon cammino e buona vita.
Carissimi Fabio e Caterina, siete venuti nella casa del Signore, davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui Egli ha amato la sua Chiesa fino a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni. Compiuto il cammino del fidanzamento e illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della vita. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci e educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Fabio, accolgo te, Caterina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Caterina, accolgo te, Fabio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Facciamo un bel applauso a questi giovani sposi. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Caterina, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Fabio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo il Signore per questi sposi, che all'inizio della vita matrimoniale si accostano all'altare, perché con la comunione al corpo e al sangue di Cristo siano confermati nel reciproco amore. Compiamo adesso un gesto, sulla testa degli sposi viene steso un velo, è il segno dello Spirito Santo che sta scendendo in questa celebrazione per consacrare il loro amore. Chi può si mette in ginocchio e con il canto invochiamo il dono dello Spirito. Spirito Santo, dolce presenza, vieni a fonderci con la tua volontà. Consolatore, luce del cuore, soffia la tua vita dentro noi. Inebriaci di te, del tuo amore, Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso domanda a noi. Il la terra, Spirito Santo, venici in te, usaci come vuoi, con la tua grazia. Padre Santo, tu hai fatto l'uomo a tua immagine, maschio e femmina li hai creati, perché l'uomo e la donna, uniti nel corpo e nello spirito, fossero collaboratori della tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, stendi la tua mano su Fabio e Caterina ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore e, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuore solo e un'anima sola. Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della tua Chiesa. Dona a questa sposa Caterina benedizione su benedizione, perché come moglie e madre diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Fabio, suo sposo, perché forte della tua benedizione adempia con fedeltà la sua missione di marito e di padre. Padre Santo, concedi a questi tuoi figli, che uniti davanti a te come sposi, comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Fabio e Caterina, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Ora, in comunione con la Chiesa del Cielo, invochiamo l'intercessione dei santi. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Santa Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. San Giuseppe, Sposo di Maria, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. Santi Gioacchino ed Anna, pregate per noi. Santi Zaccaria ed Elisabetta, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. Santi Aquila e Priscilla, pregate per noi. Santi Mario e Marta, pregate per noi. Santa Monica, prega per noi. San Paolino, prega per noi. Santa Brigida, prega per noi. Santa Rita, prega per noi. Santa Francesca Romana, prega per noi. San Tommaso Moro, prega per noi. Santa Giovanna Berretta Molla, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Beato Giovanni Fausti, prega per noi. San Fabio, prega per noi. Santa Caterina, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi e sante tutte di Dio, pregate per noi. A Dio che è Padre vogliamo rivolgere ora le preghiere della Chiesa e le preghiere che portiamo nel cuore. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo per Andrea, Giuliana, Giovanna e Vincenzo, perché la loro vocazione di genitori è stata mite, umile, paziente e dolce, come mite, umile, paziente e dolce è il tuo amore per tutti noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo per il dono dei nostri nonni, Carlo e Giovanna, Giuseppe e Francesca, Domenico e Domenica, Angelo e Paola, perché attraverso loro abbiamo potuto toccare con mano il significato della famiglia, del tempo e della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per Roberta e Simone, Nicole e Simone, Chiara e Dennis, Linda e Riccardo, Miriam e Giulio, Donatella e Salvatore, Lucia e Federico e per tutti i fidanzati prossimi al matrimonio. Che questo tempo di attesa sia un tempo ricco di incontro con te attraverso l'ascolto della tua parola. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri testimoni, Camilla, Martina, Fabio e Chiara, e per tutti i nostri amici, perché il nostro camminare insieme
lungo la via della vita, sia sempre illuminato dall'aiuto e dal sostegno reciproco. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per Don Mattia, Don Lino, Don Massimo, Suor Stefania e Suor Cecilia, per tutti i consacrati e per tutti coloro che si stanno preparando ad abbracciare la vita consacrata, perché animati dallo Spirito Santo siano fino alla fine lavoratori instancabili al servizio del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i nostri fratelli che ora vivono in eterno, in particolare per nonna Francesca, nonno Mimmo e nonno Angelo, Dante Dondarini e Jean-Til Brandi, perché dal Regno dei Cieli guidano i passi di tutti noi sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per gli ammalati, i soli, gli afflitti, i poveri di questo mondo. Rinnova in noi ogni giorno il nostro cuore e la nostra vista per non far mancare loro mai il necessario. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, queste preghiere che ti abbiamo rivolto ed effondi su Fabio e Caterina lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuor solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito e ricolmi della tua benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che consacrano l'alleanza nuziale. Guida e custodisci questa nuova famiglia che tu stesso hai costituito nel tuo sacramento, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l'inno della tua gloria. È santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, sulle labbra dei cieli, osanna, osanna, e benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Chi può si mette in ginocchio, ancora una volta invochiamo il dono dello Spirito che consacri questo pane e questo vino. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Fabio e di Caterina, che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa, sacramento del tuo amore. Perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci l'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli, gloriosi martiri, Santa Maria Maddalena e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
ancora il sacerdote si comunica, poi comunicherà agli sposi nella loro prima comunione come famiglia. Ecco, chi desidera ricevere la Santa Comunione può rimanere in piedi e passeranno i sacerdoti e gli altri si possono sedere. Intanto preghiamo con il canto. La felicità
Preghiamo. O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la Tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito. Fa che Fabio e Caterina, uniti nel vincolo santo e nutriti con l'unico pane e l'unico calice, vivano concordi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Ieri sera, mentre confessavo Caterina, non dico la confessione, però gli ho citato una frase che ci disse il cardinale Biffi quando diventammo preti. Ci disse: fino adesso abbiamo scherzato, da ora facciamo sul serio. E anche lei concordava che, ecco, da questo momento in poi, ecco, comincia veramente qualcosa di grande la vostra famiglia, la vostra avventura insieme e tutte le cose belle che farete. Noi vi siamo vicini con l'affetto, con la preghiera, e voi appunto dateci davvero questa testimonianza della presenza del Signore in mezzo a voi. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre vi conservi uniti nell'amore, la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Amen. Abbiate benedizioni nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Amen. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. Amen. E su tutti voi che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria a Dio con la vostra vita. Andate in pace. I nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano. Re dei re, luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. Oh,
Io ritorno indietro.
questa la natura del vero amore, l'operare da Dio, la fermezza e non indirarsi mai, a costo di qualunque sacrificio.
quello che volete dire, tanto vi sento. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie mille. Speriamo sia stato un bel momento anche per voi, anche se non qua, però dai. Ci vediamo presto. Vi abbiamo sentito vicini, un abbraccio. Ciao a tutti.